fino a provare sotto gli occhi di Orsola e Mazzola. Da quel giorno diventato torinista, ma non ha più giocato, ha preferito la famiglia, perché lui amava la famiglia, amava il suo paese e poi sua moglie e i suoi due figli. Generoso, altruista, onesto, fedele, sia da povero mediano che da ricco, imprenditore. Così, quel che dice il prete non è vero. Lo ricordo fascista, infedele, nervoso. Io ricordo che tradiva sua moglie e che mi ha licenziato. E a quel pensiero tutti si sono girati con lo sguardo severo. Allora si accorse di aver gridato, anche se non credeva in Dio, si fece il segno della croce, si alzò dal banco dove si era inginocchiato e lasciò quel posto.